Players, vi presento il TV Table dell'evento numero 17, il campionato italiano pro. Scoprite con me i protagonisti. Paolo Da Lucca. Davide Belluno. Manuel Trento. Fabrizio Corigliano Calabro. Sergio Terni. Paolo Brescia. Walter Brescia. Vedran Zagabria. Chi si aggiudicherà il titolo di campione italiano pro? Scusa, ma lo metti sopra la ma mia pure lei. Veramente fatti. Ascolta, lo chiamo un'altra. Gli unici vincenti li abbiamo messo a noi. L'ante 8.000. Stavano, tutto. Voi 8.000. Fatti sempre troppo luce. In meno di 6, sì. 6 o meno, si dimezza. Luce e caldo. Ciao. Ok, prendo il cambio. Ah, già cambio. A scuola. No. Maestra, sta bene, ok. Siamo smesso in stanza. Buongiorno. Buongiorno. Signori, buongiorno. Vai. Cominciamo. Perché come? Perché 200.000 sono 25.000 con questo. Carina 198, vero? Fold. 6 fold, 7 fold, 8 fold, 1 raise 16.000, 2 fold, 3 fold, 4 fold, 6 gol. Però se c'è una mia compagnia che sono andati anche si può pensare di fare qualcosa. Perché sono un sacco di salto. Infatti tanti così. Post 7 raise 25.000. Buongiorno. Fold posto 8, fold posto 1, fold posto 2, fold posto 3, fold posto 4. Fold posto 5. Call posto 6. Due giocatori, vai Grauza. Non abbiamo fretta. Bella quella fase con cercate di divertire, bella.
Posto 6, check. Se l'ha fatto. Bet 13.000 posto 7. Poi posto 6. Signori e signore, benvenuti al Perla Resort. Eccoci qui con il tavolo finale a 8 del campionato pro, campionato italiano pro che è cominciato ieri. Ha giocato con 77 total entries ed ora gli 8 più forti di questo torneo si stanno ritrovando nel tavolo televisivo. Andiamo a conoscere ora un po' più da vicino questi protagonisti. Intanto vediamo il chip count, che è dominato completamente da Ferrari. Ferrari Manuel, tra l'altro, che insegue il suo secondo braccialetto in questi campionati italiani, perché ha vinto in settimana il KO 9 Max e quindi oggi insegue il suo secondo traguardo, il secondo braccialetto da mettere in bacheca. Tra l'altro sono in due in questo tavolo finale che hanno già vinto qualcosa, l'altro è Marchioro che tra l'altro è terzo nel count, quindi Marchioro ha vinto il braccialetto del campionato italiano turbo. Allora, niente, per ora vediamo tutte, diciamo, molto frizzata l'azione, tutti i race vengono rispettati. Ferrari, dicevo, con 745, seguito da Salvati con 722.000, Marchioro 362.000, questo è il podio praticamente. Il livello di gioco è 4.000-8.000, Big Blind Dante 8.000 e mancano ormai pochissimi minuti alla fine di questo livello, dopo passeremo al 5.10. Eccolo qua inquadrato Marchioro che è al posto 1, che si trova di UTG, Pedrinelli, Jack e Dama di UTG più 1, decide di aprire il gioco a 18, passano Ferrari, passa Principi, passa anche Benvenuto, Peri, chiama con K Jack a denari dal bottone, Paolo Peri, toscano come me, della provincia di Lucca, e qua si ritrova che appunto passa, si ritrova in zap in dominio, 83% per lui. Vediamo come recita il flop, passo 10-4, il primo che punta mi viene da dire che vincerà questa mano, e conoscendo Paolo forse potrebbe anche, no, niente, cerca dietro, esce un K, ora sicuramente Paolo uscirà, ma qua ha trovato il muro, perché con queste check e dama Pedrinelli ha chiuso scala.
stato veramente molto sfortunato Paolo. È annunciato il raise sulla bet di 20.000. 60.000 posto 2. 20.000 e il raise a 70.000. Paolo ora a questo punto va in the tank, ma credo che il messaggio sia abbastanza chiaro. Ha solo una donna per splittare, tra l'altro ce n'è solo una in gioco. E bravo Paolo. Un messaggio chiaro e tondo, eh? Check raise 70.000, direi che è abbastanza chiaro il messaggio di Pedrinelli. 343.000 per Pedrinelli, in quarta posizione del chip count per ora. Mufic 321.000, Benvenuto 241.000, Principi 196.000 e Peri si ritrova panino di coda, però attenzione, come vedete 20 big blind, quindi ancora molto bene in gioco. Anche questa è una struttura veramente interessante, fra l'altro un torneo che ha dato 8 premi e che comunque appunto i giocatori sono tutti a premio, e che premi tra l'altro, perché il primo prenderà 10k, che non sono pochi. Squilla un telefono nella bacheca, nella bacheca dove vengono riposti tutti, ed è quello di, attenzione, 17.000 raise da parte di Peri con 10 jack a cuori. Passa Mupic, passa Salvati dallo small blind. Vediamo Marchioro dal big blind. C'è un call, difende il grande buio Marchioro. Sei quattro, Marchioro deve fare azione ora. Check, ci betta Paolo. Ci betta 25.000. Buono. Si aggiudica il piatto, bravo Paolo, ho reagito subito prontamente dalla mano di prima. Siamo a un livello 5.000, 10.000. Eccoci qua, siamo passati al nuovo livello, quindi piccolo buio 5.000, grande buio 10.000, big blindante 10.000. Coppia di 5 per Benvenuto. Raise 25.000 posto 5. Raise a 25.000. Jack e Dama per Peri. Passa Jack e Dama a denari. Tutti passati. Eh.
Ecco, diamo uno sguardo al chip count, Ferrari 745, salvati 702, in fuga, inseguiti dal gruppetto con in testa Marchioro che ha 333.000 gettoni. Mupic, Kappadama. Bene, difende il grande buio con K9, checca Manuel. Betta 14.000, Mupic. Quindi il fold di Manuel e si va a una nuova mano. Clima tranquillo e sereno, stanno chiacchierando e ridendo con serenità. I giocatori tutti a premio, lo ricordo. Raise di peri, attenzione con i pini. 25.000 raise standard. Vediamo salvato, se si inventa qualcosa, salvatico, se si inventa qualcosa con Asso 7, niente. Anche Marchioro passa, addirittura passa anche Ferrari Manuel e quindi è rimasto solo Principi con K6 denari. Vediamo se decide di difendere questo buio. Lo fa, sono quasi pari stacchi i due. Ci corre pochissimo, 5.000 circa. K25 potrebbe essere un buono spot per Paolo Peri. 9 di picche, ora uscirà sicuramente Principi. Chiama Paolo Peri. La quarta picche, attenzione. La quarta picche. Paolo checka stizzito. Appunto, dicevo, checka stizzito Paolo Peri. Purtroppo la quarta picche ha frizzato tutta l'azione. E quindi comunque sia buon per Peri che è riuscito a far reggere agli assi questa mano, infatti lo porta, lo fa anche salire, lo porta a 286.000 scavalcando sia Benvenuto che Principi. Ora è rimasto il più corto il Principi con 11 bui. Bold 7,
Jack e Dama per Salvati. Per 30.000 posto 8. 30.000 il raise. Fold 1. Pedrinelli, non riusciamo a vedere le carte che ha, pensa sul dapparsi e alla fine fa call. In pratica passano tutti, ci ritroviamo nel zappal prop. Allora, 3-5-3 con due denari. Due giocatori. 25.000 posto 8. Salvati. È primo a parlare. E ci betta 25.000. Nove di picche a river, quindi board 3-3-5-6-9 connesso abbastanza, per di più anche accoppiato. Salvati si ritrova con dama alta in questo spot, checka e checkerà anche Pedrinelli, che verosimilmente mi sa che avrà coppia, penso, vediamo. Coppia di 8 infatti per Pedrinelli, che si aggiudica questa mano. E Pedrinelli risale a 400-2000 saltando il croato Mufic, posizionandosi sul terzo gradino del podio provvisorio di questo chip count. Inizia una nuova distribuzione, ricordiamo il livello 5.000-10.000. Eccoci qua.
4, poi 5, poi 6. Col 2, sì. Col posto 3, siamo al showdown. Siamo allo showdown con Ferrari Asso 9, Principi Asso Dama. Principi a 10 bui scarsi, quindi Asso 9, che era l'original racer, ovviamente ha chiamato 22% al turn, così dice la grafica, che non cade praticamente il 9 oppure l'8 dell'incastro, o comunque come volete chiamare, gutshot. Oh, vediamo un attimino, qui con questa mano Principi è risalito penultimo, molto omogenei gli stacchi dei tre ultimi giocatori, 2,66 per Peri, 2,63 per Principi e 236.000 per il panalino di coda, benvenuto. Si procede a gruppetti, in testa una coppia, Salvati e Ferrari, seguito da un terzetto e poi un altro terzetto con un gap di 100.000 fra i tre gruppi, quindi tutto veramente in dubbio, tutto ancora molto in gioco. Ora seguiamo il grande buio di Mupic, sono passati in sequenza tutti fino a Principi, che ora guarda le carte, passa anche lui, passa anche Principi, la parola è a benvenuto che passa anche lui, piccolo buio, Paolo Peri che si adegua. E Mufic cecca con Jack e 5 a cuori, se cade cuori, meno male non è caduto, se no era un, sarebbe stato un board sanguinario. Niente, ora se Mufic metterà Peri passerà, insomma abbastanza tutto standard. Attenzione perché c'è un principio di split con una figura, no, cade un 2, vincerà Mufic allo showdown con Jack alto e il croato si aggiudica questa mano. Manca 1000. Grazie. Race 22.000 posto 1. Race di Marchioro con asse 8. 22.000. Benvenuto K e Jack di Fiori, vediamo. Rotti
Fall posto 5, Fall posto 6. Ha chiamato, benvenuto. Fall posto 8. Due giocatori. E zap. 4, 6 jack. Ha pescato il jack, benvenuto. Ed è anche in posizione, quindi vediamo un po' come si comporta Marchioro. La cibetta a 23.000 e ora qui benvenuto Raccol. Colpo 5. Certo, questo K dà molta più sicurezza, benvenuto, che è ora sul check di Marchioro. Betta 50.000, ma ahimè per lui Marchioro qua non ha proprio niente e quindi non succede niente. Benvenuto fa comunque un buon piatto e come vedete basta una mano che si rimescolano tutte le carte in fondo. Ora è Peri, il panalino di coda, con 256.000, quindi c'è da dire che poco fa il panalino di coda aveva intorno a 120.000, ora il gap si è molto ristretto fra tutti gli 8 giocatori, gli stack sono diventati più omogenei. Pedrinelli di UTG passa anche Manuel Ferrari. Qui abbiamo Race 35.000 posto 4. Un race di principi con 30 a 35.000 con i jack, vediamo salvati asso 10. Vediamo se decide dallo small blind di difendere. No, passa anche salvati. Vediamo Marchioro, dama 8. Ok, ha difeso Marchioro dal grande buio. Vediamo il flop. Asso 5-7. Checkano tutti e due. Attenzione, casca jack che praticamente mette già drawing dead Marchioro. Qui i principi metterà, ma Marchioro passerà sereno, visto che non ha preso praticamente niente. E ora pensate un po', Marchioro che aveva iniziato il tavolo terzo in fisce, guardate un po' dalla grafica, si ritrova praticamente in coda con 243.000, questo a dimostrazione del fatto di quello che vi dicevo, che comunque l'omogeneità degli stack praticamente fa ogni mano fa fare up and down a tutti i giocatori o comunque ai giocatori che sono coinvolti o meno nelle mani stesse. Thank you.
cambio di nuova distribuzione. Gli assi di principio, attenzione, raise a 30.000, vediamo Marco Chioro dallo small blind con asso 9, asso 9 a cuori per Marco Chioro. E zap, vediamo il flop. Mamma mia, questo è un brutto colpo per Marchioro. È caduto l'asso, quindi principi ci metterà. Marchioro almeno la prima la dovrà chiamare e speriamo per lui che non cada un 9, perché se no mi sa che... Ecco qua, già questa frizzerà un po' di più. Ovviamente per fare call a Marchioro, io parlo se avessi le sue carte, perché chiaramente principi è bello comodo. Passa l'asso Marchioro, questo K l'ha salvato. E come avete visto dalla grafica, rimane stabile il vantaggio di Manuel Ferrari. Fra l'altro c'è un messaggio in chat per lui da Augusto Baruppi. Salutiamo anche la nostra Vittoria Castagnotto. Il race di Pedrinelli sul buio di Ferrari, vediamo, dallo small al big, Ferrari passa agile e quindi ora è salvati al comando con 622.000, segue Ferrari con 584.000. Principi è terzo in pitch con 388.000, precede Pedrinelli con 376.000, poi Mufic con 361.000, Benvenuto 306.000, Peri 256.000 e Panarino di coda Marchioro con 18 big blind, ma come avete visto più volte conta poco avere pochissime pitch, perché basta una mano e risaliamo subito la china e ci posizioniamo nella top 4 di questo tavolo. Attenzione Marchioro, dal cutoff apre a 23.000 con donna suited, donna 6 a denari, passa Ferrari, vediamo principi cosa fa, a 8 e 9 suited a fiori. Quindi fiori e denari. Allora, difende principi, vediamo il flop. Jack 7-2 con una sola fiori e una sola denari. Non ha preso praticamente nessuno al comando Marchioro. Dopo il check di principi sicuramente lui ci metterà 23.000. Ma attenzione, perché principi si compra questo gutshot
Attenzione. In realtà pensavo che passasse, ora poi non passerà nemmeno più, perché ora va in place draw e è caduto l'asso di fiori. Quindi dopo il check di principi c'è ancora la seconda pallottola di Marchioro, la fa grossa anche, 63.000. E qua a principi si è chiamato prima, ora dovrebbe praticamente, come si suol dire, snappare. Si mette a contare, 63.000 sono tante, sì. Qui Marchioro praticamente si è commentato, gli rimangono 80.000 dietro. Ha messo principi, vediamo il river. Il 2 di denari, attenzione, qui ci sarà un cecco lì. No, ha ceccato dietro, che carità. Vince uguale, però insomma a questo punto vince con dama alta. Marchioro vince anche un bel piatto che, come vedete, era in coda, gli permette di andare quinto nel chip count. Un po' sbigottiti gli avversari, perché insomma ci siamo giocati tanti gettoni in questa mano. E lo showdown è dama 6, 8 e 9, però Marchioro l'aveva giocata, diciamo, perfetta. Poi alla fine comunque l'ha giocata perfetta, perché anche con dama 6 è vero sì che in quel momento è in bluff, però si è ritrovato davanti, quindi del bluff contro bluff ha vinto Marchioro. Grazie alla dama. Stanno passando tutti. Ora sta a Salvati, vediamo. Una Marchioro che praticamente qui è passato, passa anche per livelli, principia asso 2, passa anche lui dallo small blind, il big blind è benvenuto e anche lui passa. Si aggiudica questa mano Salvati senza praticamente anche un test, non sappiamo neanche le carte che aveva. E qua, come vedete la grafica, ora è tornato per i Paralino di coda. L'ultima volta che è stato paralino di coda ha visto gli assi, quindi dovrebbe essere per lui di buon auspicio. Niente da fare neanche per questa mano, anche qua c'è un anche un test senza flop. Bene, allora praticamente abbiamo saputo la natura della pronuncia di principi, come erroneamente chiamato da me fino ad ora, quindi è principi. Grazie a Rugginoso che ci ha fatto questo appunto, e del resto non me ne voglia il signor principi, ma purtroppo è quando non sai la pronuncia esatta, si va un po' a caso in questi casi. Comunque, quindi principi,
Asso e Jack per Marchioro, raise a 23.000, ha chiamato Pedrinelli con K dama, passano tutti gli altri, attenzione, il croato Mupic che c'ha i pinoli, attenzione. Una tribet a 66.000 da parte di Mupic, c'è il call, attenzione, call di Marchioro. Vediamo Pedrinelli come gestisce questa mano. Ok, è passato Pedrinelli, si va al flop in 2. Gli assi di Mupic contro asso check a denari per Marchioro. 9-2-6 con una denari. Marchioro è fuori posizione. No, è fuori posizione Mupic, attenzione. Passa sereno. Nuova grafica. 647 per Salvati, 579.000 per Ferrari, 455 per Mupic che ha appena visto gli assi, 378.000 per Pedrinelli, 281 per Benvenuto, 264 per Principi, 246 per Marchioro e 231.000 per Peri, Paolo Peri. 9.4 Marchioro. Di Pedrinelli a 24.000 con la coppia di 7, qui ho visto passare anche la coppia di 5, quindi tutto bene. E passano tutti. Big Blind Dance 10, questa volta le deve mettere Marchioro. Pedrinelli di UTG 9-3 a fiori, anzi no scusate, 9 a picche e 3 a fiori, passa. Passa anche Ferrari, molto molto fermo, Manuel. Me lo aspettavo più aggressivo, visto che le sue specialità sono i KO, i suoi main game ha diverse bandierine nei tornei KO, infatti anche un braccialetto in questa settimana del 9 Max KO, campione italiano 9 Max KO. Però in realtà non lo so, sarà forse probabilmente il tavolo televisivo, sembra che abbia approcciato anche il tavolo televisivo da chip leader, quindi insomma è molto fermo nelle azioni, non prende iniziative. Intanto Paolo Peri
ci mette anche questa. Preflop aveva risato a 38. Molto bravo Paolo, deciso e sempre molto puntuale nelle puntate, non perde colpo. Ha perso purtroppo quella mano dove gli hanno fatto scala, se no avrebbe tanto tanto stacco. Tra l'altro, insomma, lo devo proprio dire, è quello che insieme a Principi mi è piaciuto di più a livello di gioco. Asse 10 a fiori, vedete che Principi non se lo lascia di due volte. 30.000. Asso 9 per Marchioro. Niente, ha passato anche Marchioro, quindi questa è la grafica, praticamente fanalino di coda è proprio lui, con 20x 200.000 lo stack, il buio è 5.000, 10.000. Ci pensa e poi passa praticamente Ferrari con quest'asso. Bene Principi, una serie di consecutiva di aperture che lo fanno volare in quinta posizione a 314.000 gettoni. E nuova mano. Posto 5 fold, posto 6 fold, posto 7 fold, posto 8 fold, posto 1 fold. Sono passati tutti, anche per Rinelli. Small blind Ferrari con K10 a cuori, vediamo come la gestisce questa. Sorrese, ma purtroppo Principi non può fare niente, perché con un 3-1-2 non si va da nessuna parte. Un momento un po' lunghetto questo, e
poco avvincente, diciamo. Posto 7 fold, posto 8 fold, posto 1 fold, posto 2 fold. K6 di Ferrari dal bottone, vediamo se succede qualcosa. 20.000 raise sul buio di benvenuto, folda principi e anche benvenuto folderà. Smentito categoricamente, ha difeso benvenuto. 8-2-5 a buona ragione perché ha anche preso bottom pair. Check di benvenuto, vediamo Manuel. $45.000. Quasi pot pieno, proprio poco meno del piatto. Benvenuto. Non lo so, e io questa cosa qua la vedo fare spesso, però qui mi sorgerebbe anche qualche domanda. Difendi con 9-2, cosa ti aspetti dal flop per poterti chiamare una civetta, non lo so, cioè qui lo devi mettere su asso X, se proprio, e ovviamente con bottom pair qui chiamare, almeno la prima, se no è inutile mettere per flop, a prescindere che insomma, è meglio foldare per pop sempre. Aggressivo questo Paolo Veri, due
3, raise 20.000. Posto 4, fold. Posto 5, fold. Posto 6, fold. Advice at this edge. Coppia di 10 per Mupic. Decide di difendere, basta, invece di rilanciare asse 5 per Ferrari, che aveva aperto appunto preflop. Scusate, ora qui ha ciccato il croato, vediamo Manuel. La civetta 15.000 e qui Mupic sta pensando se chiamare e basta oppure addirittura rilanciare. Chiama e basta. Al turn, che praticamente si può dire agilmente chiude i giochi facendo fare il pull al croato, il 9 di picche dice ben poco, quindi penso che Mupic qui otterrà 0, anche se esce bettando, comunque non credo che Mupic e niente, passerà. Passa infatti Ferrari. Pausa. Probabilmente no, non c'è pausa. Non c'è pausa. Posto 1, raise all in, fold posto 2, fold posto 3, 4, 5. All in posto 6. Fold posto 7, fold 8, showdown prego. Niente, mi dicono che ci sono delle interferenze, quindi proveremo a trovare qualche rimedio. Per ora intanto gustiamoci questo showdown KK contro Asso K.
38% per Marchioro di vittoria. Eccoci qua al prop 9-10 dama, 31% per Marchioro di vincere questa mano, il 3 a cuori al turn, il 5 a cuori al river. Abbiamo il primo eliminato al tavolo finale ad opera di Paolo Peri, che con KK elimina Marchioro. E qua Peri sale a praticamente 507.000, che gli vale praticamente il terzo gradino del podio provvisorio di questo chip count. Proviamo a vedere se riesco a risolvere. Race posto 4, fold 5, fold 6, fold 7. No, 4 fatto race 30.000. Fold 5, fold 6, fold 7, fold 8. Fold 2. Fold 3. Fold 5, fold 6, fold 7, race 7, 20.000, come stavamo io. Allora, c'è un raise a 20.000 da parte di Mufic con coppia di 10. Spero ora che il microfono non abbia più problemi. Nel frattempo Salvati ha flattato i 5 e Principi ha giocato, ha difeso il grande buio con asse jack. Ora vediamo un po'.
C'è il check di principi, check di Mupic, Salvati decide di bettare qualcosa, praticamente c'ha coppia di 5 e anche Gutshot con un 4 farebbe scala, vediamo un po', credo che Mupic la prima la chiamerà, oppure forse probabilmente potrebbe anche fare rese per vedere in questa mano dove siamo messi, ma credo che abbia chiamato. Eccolo qua, infatti il call, il 3 di cuori non dovrebbe cambiare più di tanto, ci sarà un check to check. No, Salvati decide di civettare, fa la seconda pallottola, credo a 50. Eccola qua, sì. Mufic chiama la dama di picche, frizzerà tutte le azioni perché cercheranno e cercherà anche Salvati. Vince Mufic con coppia di 10, bravo a resistere, a non give up-are da questa mano, molto bravo, sì. Salvati scende a 500, Mufic invece sale in vetta al chip count. 617.000 per lui, pensate un po'. Ferrari 544.000, terzo Peri con 507.000, Salvati a 500.000. Pedrinelli 353.000 gettoni davanti a Principi con 319.000 e benvenuto Paladino di Coda con 241.000. Race 30.000, posto 6. Fold 7. Fold 8. Fold 2. Fold 3. Fold 4. Fold 5. Altra mano di Peri con K-Dama, nel frattempo qui cerchiamo di vedere se arriviamo a una quadra con questo audio. Seimila-dodicimila, non l'avevo ancora detto. Di grande buio Peri, K10 per Mupic di UTG. 5.7 fold posto 8 call di Pedrinelli con asso 9, asso 9 suited da Pioni, Ferrari passa, passerà anche Peri con qua, no, 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 attenzione, ha aggiunto 13.000 e si gusta il flop con 4 e 5 a Pioni, c'entra la villa laterale il grande Paolo Peri. Cecca per primo a parlare, cecca anche Mupic dietro di lui. Vediamo un po' perché Pedrinelli credo che qui l'asso lo faccia valere.
Chiama. Ha chiamato Paolo, vediamo un po' questo turn. Jack a denari, non si chiude la scala con quei 7 out che Paolo sta aspettando. Bet 40.000, posto 2. 40.000 per Pedrinelli. Questa bilaterale gli costicchia un po' a Paolo, eh. Niente da fare per questa scala, sicuramente qua dopo questo check dovrà give upare, perché Pedrinelli ne farà un sacco, una sporta su questo river, però per Paolo P. Ah, ha cercato, bene, benissimo, perfetto. E va che a dove tu ci vuoi portare la banana? Sì? Dove ti porta bene? Amore, banana? Fold posto 8. Fold posto 2. Fold 3, 4 e 5. Call posto 6. 5 e mezzo. 5 e 15. Check, posto 7, check 6, check 7, check 6, check 7, check 6, check 7, showdown, coppia di 8. Coppia di 8 che vince, è sceso un po' Paolo Peri. Eccola qua la grafica che ci indica che Mupic sta comandando questo tavolo dall'alto dei suoi 104.000 gettoni. Lo seguono Ferrari e Salvati con 544 e 500. Il buon Pedrinelli con 496.000 si è avvicinato. 413.000 per Peri, che invece è sceso nel count. Rimangono i 313.000 gettoni di Principi e benvenuto Panalino di coda con 17x. Attenzione a Pedrinelli, ha riposizionato le carte, ma credo che le voglia passare molto bene. Ferrari c'è i jack, i valet per Manuel. Raise 25.000, passano tutti fino a Mufic. Call 7, fold 8, due giocatori, due rotta. Cinque, sei, dieci, con due cuori. Mupic ha centrato il pre-dronat.
dopo praticamente aver difeso dallo small blind il race di Ferrari. Vediamo un po'. Race 60.000 posto 7. Sì. Allora. Signori, fermiamo azione. Capito, mister? Fermiamo azione per un momento, abbiamo problemi tecnici. Stavismo igro una pausa di nuovo problemi tecnici. Allora, qui andiamo avanti. Bene, ci siamo fermati per un attimo. Al flop 7 cercato, posto 3, punta 25.000, posto 7 fa race 60.000. Ok, allora. Vediamo un upgrade. Call. Allora, è stato un piccolo problema con la regia. Risolto immediatamente. E allora 25.000 per Ferrari e 75.000 per Mufic. Ora qui c'è il check da parte del croato. Vediamo Ferrari con questi check. Bet 75.000. Bet 75.000. Sì, posto 3. Vediamo un pitch. Bravo, bravissimo, è passato Mupic, non si è innamorato di questo freddo, la mano è assegnata a Ferrari, un bel 100.000 che incrementa. Lo sta a questo ship count con 653.000 gettoni. Le dame per principi, dama dama per principi, passano benvenute per i fila, ecco Mufic con i 7, attenzione. Call, posto 7. Fide se ti va. Call, posto 8. Call, posto 2. 3 giocatori, 3 grazie. Mano a 4. Mega mano a 4. Allora, intanto diciamo che Salvati ha preso middle pair.
che principi ha trissato le dame. Al momento niente per Mupic, ma non si sa la mano, non si conosce la mano di Ferrinelli, quindi niente da dire, perché magari ha due denari, quindi ora avrebbe centrato il poker. E chiedo scusa. Check, posto 2. 75. 75.000, bet, posto 4. Ecco qua, come prevedevo. Bravo, bravo, bravo Ferrinelli. Non so cosa avesse, ma insomma, qua era 8-8. E niente, principi qui aveva settato le dame, quindi un 8 al river sarebbe stato deleterio per Ferrinelli. Stavo sentendo l'audio del tavolo e niente, in pratica niente, gli contestano un po' di fortuna, ma come si dice, come si suol dire, io non ho mai visto vincere un torneo a colpi di sfortuna, quindi un po' di fortuna ci vuole sempre. Intanto ora ha preso gusto, principi e apre anche con asso 5. Passa benvenuto con asso 10 addirittura, qui asso 5 salvati anche lui. Vediamo come intende giocarsela contro principi. Niente, no, portati a passare, salvati a passato, scusate. Mentre invece dal big blind Manuel Ferrari si ritrova con asse e dama. Call. E quindi difende il suo buio. E zap. Dama faccetta. Check, con due denari. Ricordo che principi ha l'asso a denari e Ferrari la dama a denari. 24.000 la civetta di principi. Ora qui Ferrari ha centrato top pair, top kicker, quindi insomma si sono visti i flop peggiori, eh. Sei di cuore a turn. Dopo il call e basta ovviamente di mano, e qui c'è la donna che arriva, se alcuni avessero avuto dei dubbi. Manuel forse la sta pensando di cercare, ma $85.000 la value bet di Ferrari, ma credo che qui possa far ben poco. Principi gli toccherà passare, perché insomma qui asso alto, quindi niente di che. Thank you.
Paul, posto 5. Asso dama Pepperi, vediamo come la gioca. Pensa, Mufic, asso dama fiori contro asso dama offsuited, questa è una mano. Vediamo un po', ah no, Pedrinelli ha già foldato, K-dama. E vabbè, Manuel Ferrari c'ha gli assi. Quindi, signore e signori, drizzate bene le orecchie. Chiede gli stack e dovrebbe optare per una 3-bet. Vediamo. Call, posto 6. E qui vediamo un po' come reagisce Mupic. Via. È passato il croato, quindi lotta 2. 9, 10, 5. Buonasera. Buonasera, è arrivato anche un nuovo amico. Nel frattempo Ferrari decide di fare 80.000. No, si è buttato nella vasca dei Piragna, Paolo Peri. Niente da fare per lui. Penso che le salvezze sono runner. 302. 302.000, dice il dealer. Questo è il conteggio, diciamo, ufficiale. Call, posto 3. Call, no. Di Manuel. Ma ha mandato il resto in bianco? No, ha mandato i resti con asso dama. Si può dire in bianco su 5, 9, 10. 3 a picche. È finita qua l'avventura di Paolo Peri alle ISOP. Un gran bel torneo comunque per lui. E termina praticamente. Termina al settimo posto. È un bel risultato. E pecca di stanchezza sicuramente. Chi lo conosce come me sa che non è avvezzo a fare tavoli finali lunghi o tornei lunghi, infatti questa ne è la dimostrazione. Ciao piccolo. Ciao ciao ciao. Ferrari? No, Darillo. Darillo? Regallo.
ha regalato, no, perché ieri anche il nostro niente, il dealer gira il coltello nella piaga praticamente e dice che è un regalo, boh, non lo so, sinceramente è un all-in senza tanto senso su quel flop, ma appunto, come ripeto, so io lo conosco, purtroppo la stanchezza fa giocatori mancini. Allora, bando alle ciance, qua Ferrari Manuel ha messo veramente, ha scavato proprio un grande grande gap fra il primo e il gruppo. 1.185 per lui, con Mufic che comanda il gruppetto degli inseguitori con 452.000. Salvati gioca 444.000, poco meno di Pedrinelli che ne gioca 2.000 di più, 446. Questo è quello che dice poi la grafica, eh? Quindi oh mamma mia, signore e signori, attenzione, Manuel Ferrari c'ha di nuovo gli assi, non vedo non vedo l'ora che questa azione la vedrete voi da casa per vedere, perché Manuel Ferrari c'ha una grande clac, abbiamo visto dalla chat che insomma c'erano diversi movimenti, e quindi quando vedranno che Ferrari per due volte consecutive, signori, ha visto gli assi, chissà quante ne sentiranno e ne scriveranno. Allora, il race questa volta è stato a 27.000, vediamo, l'unico rimasto è Pedrinelli ora, e passa, molto bravo. Molto bravo il signor Pedrinelli, passa Aston 9, bravo. Sto andando a cercare la chat. Per capire se nel frattempo il volume è migliorato. Sì, ora il volume è perfettissimo, quindi abbiamo risolto questa problematica. Nel frattempo qua c'è un race di Pedrinelli con Jack e Damo Suite da 25.000, la difesa del grande buio, il croato Mufic che difende con asso e 3 off, flop KK9, non premia nessuno per ora il check di Mufic e il check dietro di Pedrinelli, 7 a denari al turn. Gli out di Pedrinelli, come vedete in alto sulla grafica a destra, sono 8. È molto bravo qua, perché sul check di Mufic esce bettando e fa foldare il croato. Molto bravo Pedrinelli, sta venendo fuori alla distanza. Ora si piazza in seconda posizione con 462.000 gettoni, rimane Panalino di coda, benvenuto, che credo abbia sì e no giocato due mani, ma non credo nemmeno ci sia arrivato, con 15x181.000. E vediamo un'altra mano, un'altra nuova mano. Due, fold.
3, raise 25.000. Vai, aspetti, saccio. Sei e due per principi che ha passato, qui siamo un po' bloccati con... siamo un po' bloccati con il tracker, attenzione perché benvenuti qui, benvenuto, probabilmente ha sentito il mio commento, si è sentito stuzzicato e ha tripettato a 70.000 con 7.7. Provocando ovviamente il fold di tutti, perché una ribetta di un giocatore che non gioca da moltissimo tempo, insomma, è abbastanza significativa. K9 per Manuel. Tutti passano, tutti, meno Pedrinelli, che con asso e 10 dal big blind decide di difendere. Ovviamente asso 10 contro K9 di UTG di Manuel, che fra l'altro floppa un flush draw a denari. E la grafica ci indica che ambedue hanno un 50% di vittoria in questa mano. $35.000 la bet di Ferrari, e qua Pedrinelli ha ben poco, quindi credo che passerà. Così è il fold di Pedrinelli. Nel frattempo qua Ferrari a catastra, ammonticchia e ammonticchia gettoni a non finire. Ed ora vediamo la grafica. Ci dice che Ferrari viaggia con 1.260.000, Pedrinelli 425.000, Salvati 414.000 gettoni. Questo è il podio e questo è Principi, che apre a 32.000 con coppia di 6. Passano tutti fino allo small blind, no, fino al big blind, che è appunto Manuel Ferrari, che ha sotto a picche, ha visto tre volte consecutive l'assi. $35.000 dopo il flop è la civetta di Principi, passa ovviamente Ferrari, il flop era 347, quindi gutshot scusate Ferrari. Oh santo Dio, per principi
sono distratto dai vostri commenti nella chat, quindi purtroppo ogni tanto mi fanno fare qualche. Mi fanno dire qualche eresia. Attenzione, c'è che dama per il croato Muvic. 35.000. Il raise da parte di Mupic 25.000 e qua ci sono gli assi di salvati. Con gli assi, insomma, Pedinelli ha detto sarà meglio passare. Lo fa anche Manuel. Lo fa anche Principi e infine anche Mufic. Raise di Pedrinelli con carte che non si vedono. Asse 10 per Manuel dal bottone. Vediamo cosa decide di fare. Ha fatto call, passa. K48, questo è il flop, asse 10 per mano e non si vede la mano di Pedrinelli. Due fiori su questo flop. Koyanitz dice che nessuno gliene voglia, ma Manuel è di un'altra categoria rispetto agli altri. 65.000. Non, a volte non basta essere così forti, questo è quello che dico io. Certamente ci vuole praticamente. Attenzione, qui intanto è caduto il 10 di fiori. Ci vuole anche un po' di fortuna, stavo dicendo, e ti deve sorridere anche, insomma, quando sei avanti non devi, non ti devono scoppiare. E qui, insomma, intanto siamo andati avanti anche al TARN, dove i 65.000 di Ferrari sono stati chiamati da Pedrinelli. Ora, ripeto, non sappiamo la mano di Pedrinelli, ma sul board c'è tanta carne al fuoco. 8 e 4 e 10 a fiori, Jack a denari, quindi si chiudono le scale e anche i colori.
Qui ha bettato Pedrinelli e Ferrari è passato. Bella mano che ha fatto. Nuova mano con Ferrari che è leggermente sceso, comunque ha sempre più di 1 milione di gettoni, quindi 1.117.000. Qui Salvati si ritrova di UTG con Asse Jack, vediamo un po' come si muove. Allora, qui Salvati ha risato a 30.000 e Ferrari Ferrari praticamente trivetta a 85.000. Mamma mia. Oh mamma mia. Questa è una forbetta a 300, qua normalmente lo showdown dice asso asso e KK. Chiede il count Ferrari per quelle dietro. Oddio. 60.000. 560. Ok. Salvati ha detto ho esagerato, però attenzione perché sono dichiarazioni che prima di girare il board sono sempre dichiarazioni un po' così. Jack il K Tunnel 3, il 3 al river che decretano la vittoria ufficiale Salvatini che ora veramente sta volando nel chip count generale. Quindi vediamo questa grafica come si è assestata con Ferrari che ormai
ha passato anche il milione e mezzo, quindi 1.616.000 per lui. Pirinelli lo segue a 542.000 e poi un terzetto di ritardatari, 340.000 per la famiglia. E poi 206.000 fanalino di coda per Benvenuto, che comunque ok, altra mano, altra corsa, 5 giocatori rimasti in gioco con Ferrari che praticamente sta facendo ora quello che comunque io avevo già chiesto in anticipo. Sì, ci sarà penso una pausa ship race, non so quando la faranno, me la comunicheranno dalla regia. Intanto dal May 990 arrivano notizie di diverse eliminazioni in sequenza, quindi ricordo che comunque il main quando rimarranno 10 o 8 chiaramente verrà stoppato il torneo e domani ci sarà il final day con il tavolo televisivo. Nel frattempo credo che sia stata indetta una pausa di qualche minuto, no, ancora no, forse. Cinque race, 40.000. Ci perde se pisaci. Posto 7 fold. Posto 2 fold. Posto 3 fold. Posto 4 fold.
1-6-2-2 per Ferrari, 5-4-2 per Pedrinelli, 3-4-8 per Mupic, 333.000 per Principi e fanalino di coda ormai da un po' di tempo, benvenuto, ma che resiste ancora alla grande, perché come potete vedere 236.000 vuol dire in questo momento avere 19x a 5 left. Credo che insomma siano strutture queste delle ISOP che dovrebbero far riflettere tutti gli organizzatori in generale, perché insomma dove si può giocare il poker veramente giocato nel vero senso della parola, credo che insomma qua ci siano soddisfazioni multiple. E c'è stato nel frattempo anche il cambio dealer. Raise 25.000 posto 2, 3 fold, asso 7 per Pedrinelli che raise a 25.000, K dama per benvenuto, attenzione. Che difende il big blind e casca il K, è abbastanza diciamo cronometrico, benvenuto. Gioca tre mani, gioca 3-4 mani, quando gioca però c'entra sempre toppero o comunque qualcosa nel board, e quindi direi bene, nice end per benvenuto. 9 a denari, vincerà questa mano benvenuto, ma ancora non lo sa. 30.000 va bet su river, vabbè qui per i melli non c'è, no, almeno che non gli venga in mente di chiamare con asso, che poi per le altre cose non sarebbe neanche così tutto di fuori, e infatti ha fatto call con asso e niente, deve purtroppo give appare. Vince Pedrinelli, vince benvenuto, e a questo punto sale anche nel count e avvicina Principi. Race 28.000 fold 5 dal City Awesome call posto 7 heads up. Check posto 7, check 4. Bet 15.000 posto 7,
Fold posto 4. Mi tocca pagare anche la river. Fold posto 3, 30. Raise 30.000 posto 4, fold posto 5, fold posto 7, fold posto 2. Fold 4, trentadue raise posto 5, fold 7. Passa anche Pedrinelli, difende Ferrari dal grande buio con 5-8, no, niente, ha foldato anche Ferrari, la grafica mi diceva tutta un'altra cosa. Fold posto 5, fold posto 7, raise 33.000 posto 2, fold posto 33.000, il raise per Pedrinelli e qui c'è Principi che c'ha gli assi. Stavo guardando prima nella chat, continuano i grandi proclami per Manuel. Race 80.000 posto 4. Trivetta 80.000 per Principi. Vediamo per Pedrinelli se ci credo o meno. Niente. È
passato per i medi, giustamente, fra l'altro. E quindi niente, andiamo alla grafica per vedere che comunque non è cambiato tanto. Con Benvenuto in Coda e Ferrari Manuel saldamente al comando di questo tavolo finale. Dopo questa mano abbiamo un nuovo livello. After this hand we have a new level. Posto 7, vada, col posto 2, race 25.000 posto 3, col posto 4, col posto 5. Abbiamo un nuovo livello, 8.000, 16.000, 16.000 lante. Abbiamo un nuovo level, 8, 16.000. Ma... momento raga, può venire qualcuno. Credo che lante deve essere piccolo buio, no? Quindi salutiamo Davide Cognamiz, Tognolo, Manuel Massi, Real TV One, salutiamo Cristian Aronica, Enzo Innocenti, tutti quelli che comunque stanno interagendo con noi, chiaramente su tutti i saluti che vi arriveranno fra una ventina di minuti, ovviamente siamo in delay di appunto 20 minuti. Quindi Pedrinelli 9-2 credo che saranno messe nel cestino, così anche no, forse Manuel qua la prende seria con Dama 8. Posto 3, 22.000 il raise, 90.000 posto 4, poi posto 5, raise all in posto 7, c'è l'all-in, poi posto 3, l'all-in di Mupic, c'era stato il flat di Principi, io intanto mi ero distratto appunto con la chat, quindi ho perso il passaggio, attenzione perché c'è stato il call di Principi, quindi Asso Jack Asso K, Principi gioca al 30% questa mano, questo board, Dama 6-7, per assurdo se avesse messo, se si fosse tappato gli occhi avesse messo anche Manuel, sarebbe... ci sarebbero stati due open. Intanto open Principi, bellissimo il suo torneo, deve essere comunque contento, mentre invece il croato, solo che controlliamo, contro. Finita, mi spiace. La route, posto 4. Quattro rimasti in gioco, 1640.
si è utilizzata intanto l'azione, 778.000 per Movic, dicevo. Il primo inseguitore è il croato, il primo inseguitore di Manuel, che ora si ritrova da me 4, passa. Folda anche benvenuto, non folderà Mufic, credo, perché a vedere dalle movenze di solito a 4 e 3 a Fiori e resa 40.000 dallo small blind. Qui Pedrinelli però con Jack e Dama potrebbe anche difendere, anzi quasi sicuramente difenderà. E così è stato, si va al flop, il flop sarebbe quello dei sogni per Music, per Mufic, che chiude con l'ora a 4, purtroppo per lui qui Pedrinelli non ha niente, ha Jack e Dama a cuore, attenzione però perché Pedrinelli ha deciso di bleffarla in pratica, betta 50.000 e Mufic qua è un po' costretto a mettere, però 6 di cuori, si è accoppiato il board, se ce la faccio, ecco, peccato perché qui sono andati tutte e due abbastanza veloci al check e niente, si aggiudica questa mano Mufic, quindi si avvicina a Ferrari, mentre invece c'è proprio il distacco degli altri due. Benvenuto giocherà da ora in poi 16 blind con i livelli al 8.000-16.000, mentre invece per quanto riguarda Brandine, per quanto riguarda dicevo scusate, stavo dicendo, per quanto riguarda benvenuto, sempre fanalino di coda con 11 bui, insomma, comunque sia, niente, con questi livelli aumentati ovviamente si sa che la situazione diventerà critica fra un pochino. Ferrari asse 6, ci sta anche difendere qui, anzi direi proprio sì. Pedrinelli ha raisato dallo small con Jack e Dama off. Chiama. Colpo sopra, esatto. Cinque, sei, sette. Check di check posto 3. Cinque a denari al turn, a questo punto Pedrinelli si fa coraggio e betta 40, non so se Ferrari riuscirà a passare questa mano, perché